Bene, io vi ringrazio di essere qui, stiamo attendendo altri che arrivano, anzi io pregherei per favore gli ospiti che abbiamo anche sentito in questi giorni di segnalare la loro presenza per poter intervenire poi successivamente. Intanto dico subito una cosa, stamattina qui c'è al tavolo, voi vedete tre rappresentanti di Altra Agricoltura. Noi siamo come Altra Agricoltura sia il tentativo in questi anni di farci, abbiamo tentato di farci sia movimento e di lotta e di vertenza contro la crisi agricola e per recuperare la dignità del produrre e del diritto al cibo dei cittadini italiani, sia rete e luogo in cui cerchiamo di affermare pratiche della produzione, distribuzione e consumo del cibo che siano socialmente riconosciute, che producano reddito, quindi con una serie di pratiche dal basso, di iniziative sociali di diversa natura, sia ci siamo posti con forza ormai da qualche anno, dopo una fase solo di movimento, l'obiettivo di ricostruire e di rifondare le ragioni del fare il sindacato agricolo nelle campagne, ragioni che sono state infangate dal modo come le organizzazioni professionali agricole storiche, classiche, hanno ridotto ormai questa vicenda, abbandonando completamente la loro capacità. Parlo per capirci, siccome non voglio essere chiaro, parlo della Coldiretti, della CIA, della Confagricoltura, della Copagri e dell'altra pletora di sigle che si sono ridotte nella migliore delle ipotesi a fare CAF patronato e che tutto hanno tranne in questo momento che una funzione di spinta in avanti e di capacità di rappresentare i bisogni delle agricoltori e dei cittadini italiani sulla questione del cibo. Avendo anzi dismesso completamente l'idea di criticare il modo come siamo ridotti e di proporre una fuoriuscita in avanti della crisi, essendo anzi loro stessi corresponsabili della crisi e del modo come stanno ridotte le aziende delle campagne. Siamo il tentativo di tenere insieme, questi approcci, questi mondi e queste esperienze diverse. Quindi siamo al tempo stesso movimento di lotta, rete di pratiche e organizzazione di rappresentanza sindacale. Sappiamo di essere una piccola cosa ancora, sappiamo di essere un laboratorio importante che ha spinto in questi anni in avanti molte volte il movimento. Abbiamo prodotto documenti, proposte, idee che sono stati utili per molti dei protagonisti delle iniziative sociali e anche politiche sulla questione della crisi ormai da almeno 15 anni a questa parte delle campagne. Sappiamo comunque sul piano organizzativo di essere ancora una piccola cosa e quindi sappiamo che noi stessi dobbiamo saperci superare, noi stessi dobbiamo metterci in gioco intorno all'idea che dobbiamo ricostruire i rapporti di forza nella società, ricostruire un blocco forte che sappia tenere insieme chi fa le pratiche sociali ed economiche dal basso, chi si propone di costruire nuova rappresentanza e organizzazione sindacale, chi sta sulla battaglia e sulla vertenza contro la crisi pretendendo dalla politica risposte nuove. Sappiamo che abbiamo bisogno di allargare l'orizzonte, le forze chiamate all'obiettivo fondamentale che è quello di vincere la sfida in questo momento di uscire dalla crisi. Sulla crisi voglio dire una sola cosa, poi sarà Tano che in particolare interverrà dentro. Guardate, la crisi nelle campagne in agricoltura non è la stessa crisi che stanno vivendo da qualche anno a questa parte tutti i cittadini italiani. La crisi nelle campagne è iniziata molto tempo prima. Gli agricoltori hanno conosciuto il volto della globalizzazione, di questo neoliberismo selvaggio, prima ancora che il resto della società potesse solo immaginare cosa stava arrivando. Questo perché in una fase in cui la società era distratta, considerava i contadini come una cosa vecchia, arretrata, c'era la modernità, l'industria, il tecnologico avanzato, la finanza, tutte queste cose bellissime che arrivavano, che stavano arrivando,
In quella fase, mentre la società distratta condannava i contadini ad essere ormai marginali nell'armamentario di cose vecchie del passato, culturalmente, socialmente, economicamente, marginali e marginalizzati dalla società, nel frattempo sul controllo delle filiere agroalimentari, sul dominio di come si governavano i processi di produzione del cibo, distribuzione e consumo del cibo, si costruiva nel mondo e anche in Italia quindi un nuovo dominio brutale, quello stesso dominio brutale che espropriava i cittadini e gli agricoltori di diritti per trasformare tutto in un mercato chiuso, fortemente egemonizzato, accentrato, finanziarizzato, e espropriava quindi del diritto al futuro un'intera generazione di agricoltori e gran parte dei nostri cittadini. 25 anni fa, per ogni euro, lira, unità di prodotto di valore aggiunto che si produceva in agricoltura, un terzo remunerava l'azienda agricola, un terzo i processi intermedi, la trasformazione, la logistica, i servizi, un terzo la commercializzazione. Oggi i due terzi di ogni euro che si spende in agricoltura e che produce valore finisce nelle tasche della grande commercializzazione e un terzo se lo spartiscono tutti gli altri. Benvenuta globalizzazione, quella stessa globalizzazione che ha indotto un'intera generazione di agricoltori a credere all'idea che arrivavano le meravigliose sorti della modernità, lo sfondamento dei mercati, la liberalizzazione che stava per arrivare, la modernità dell'agricoltura che pretendeva il fatto che nelle campagne non ci fossero più, non dico contadini, nemmeno agricoltori, ma imprenditori agricoli. Il ruolo degli imprenditori, come voi sapete, è quello di rischiare il proprio denaro, di rischiare finanziariamente. Questo è il ruolo dell'imprenditore, questa è l'impresa. Uno, l'imprenditore è quello che rischia il proprio denaro. Un'intera generazione di agricoltori ci ha creduto, che sono i cinquantenni, 55enni che stanno in questa sala qua, vedete, questi qua, questi che stanno qua, e i molti che noi conosciamo fuori, che è una generazione oggi che ha lo sguardo basso perché ahimè ci ha creduto, è andato in banca, ha messo a valore il patrimonio delle generazioni dei contadini, che precedentemente sull'idea dell'oculatezza, del risparmio, dell'attenzione, del senso, del cosa produce, del come lo produci, del per chi lo produci, questa generazione ha preso quei patrimoni di famiglia accumulati dal padre, dal nonno, dallo zio e così via, è andata in banca e ci ha garantito i nuovi grandi investimenti che dovevano garantire l'impresa agricola moderna italiana. E mai come negli anni 90, fine degli anni 80, in Italia si sono fatti investimenti in agricoltura. Una enorme innovazione di processo, di prodotto, di tecnologie come non è avvenuto per esempio in Spagna, per esempio in Francia, per esempio in altre economie agricole vicine a noi, per non parlare del resto del mondo. La verità qual è stata? La verità è stata che i 10 anni che sono arrivati dopo hanno disvelato il volto brutale invece del mercato che arrivava. Crollo dei prezzi al campo, delocalizzazione delle produzioni, frutto di cosa? Di una serie di processi consumati anche in sede politica, nel disinteresse generale, per cui per esempio l'Europa decideva contemporaneamente di spostare le produzioni mediterranee dal sud dell'Europa verso il nord dell'Africa, consentendo operazioni terribili, per cui oggi il pomodorino di Pachino, cari amici agricoltori che venite da quelle parti, come sapete perfettamente, si fa nel delta del Nilo a condizioni pedologiche, tecnologiche, di cicli produttivi, di investimenti fortemente competitivi rispetto alla stessa cosa che noi possiamo fare qua. E la barzelletta che come le facciamo noi le cose, gli altri non lo sanno fare, gli agricoltori hanno imparato presto, che è una sciocchezza, che non è vero. Non è vero, perché quando il mercato è
domanda e offerta, la domanda siamo noi, è il nostro mercato che vuole domande. E se il nostro mercato chiede, secondo gli standard europei, qualità, certificazione e così via, quelli che producono per noi producono se per venderci quella roba, e non è vero che producono peggio, producono un prodotto competitivo. Noi siamo tagliati fuori, questa è la verità, insieme a tante altre che potrei descrivere, ma c'è una crisi profondissima. Noi oggi facciamo i conti con una situazione drammatica, e noi consideriamo che l'indebitamento in agricoltura è la, non è la malattia, ma è il sintomo di un problema grande, di crollo del modello, di insostenibilità del modello. Questo è il modello in cui siamo entrati, che ha bisogno della crisi, che produce la crisi, perché per questo... Le scelte politiche ci dicono che questa crisi delle campagne deve stare aperta a lungo. Non è vero che si esce automaticamente, certamente, dalla crisi delle campagne, perché per ogni azienda agricola che sta saltando e che non fallisce, ma che sta lì, con, è come un corpo che è tenuto, diciamo, in qualche maniera con le sonde, no? Con le flebo, che non deve... Non deve andare in putrefazione, non deve morire, deve stare lì così, perché nel frattempo tu devi essere donatore di sangue intorno al corpo, al tessuto vivo di quello che ormai in 10 anni è diventato il 50% del nostro patrimonio produttivo. Hanno chiuso il 50% delle nostre aziende agricole, e altrettante ne stiamo per chiudere se continua così la tendenza. Intorno a questo corpo che ancora si mantiene ostinatamente, di gente che sta nei campi, molti sciacalli stanno lucrando. Quegli usurai, nuovi gli strozzini, ma anche le nuove finanziarie, il dopo detto di ingegneria finanziaria, i molti sciacalli che cercano di comprare all'asta per 4 soldi, il frutto del tuo lavoro è di approfittare, le banche, ma lo stesso apparato terribile delle strutture burocratiche, comprese quelle sindacali, che pesano, consorzi di bonifica, enti innominabili che pesano sul destino delle aziende. Questa è una condizione terribile, è una condizione da cui noi dobbiamo... Allora oggi noi che siamo a dire qui, questa cosa noi l'abbiamo descritta, noi pubblicheremo nel nostro sito nei prossimi giorni un documento che noi abbiamo portato alla Camera dei Deputati, tanto ricordami, nel pieno della prima delle mobilitazioni contro l'indebitamento serio che si è fatto in Italia, al 10° Pulso, la battaglia in Sardegna per non far vendere all'asta 5.400 aziende agricole. In quel momento fu la prima battaglia, noi per la prima volta entrammo nelle commissioni agricoltura al Parlamento dicendo il volto dell'indebitamento è questo. Ci presero per matti. Le organizzazioni professionali, prima di tutta la Coldiretti, ma con il grande contributo della CIA, in quel momento ci dissero siete dei provocatori, non è vero, madama la Marchesa va tutto bene, c'è il grande Made in Italy che tira, ci sono i grandi numeri dell'export agroalimentare, c'è solo un problema di sofisticazione dei marchi sui mercati, però che va tutto bene. La verità in 10 anni è venuta a galla. Non va bene niente, non va bene niente. Nascondere questa realtà è non solo irresponsabile, ma colpevole, e serve a mantenere lo status quo. Noi dobbiamo far saltare questo status quo, ma dobbiamo farlo saltare con la capacità di spingere in avanti. Oggi noi, io arrivo velocemente al punto, oggi noi siamo qui per dire, vogliamo lanciare un ragionamento in questa... nelle campagne italiane. A partire da oggi noi vorremmo poter aprire una fase nuova. Noi abbiamo un quadro davanti a noi in cui mai come in questi anni c'è stata una tale lontananza fra le scelte politiche e istituzionali che pesano sull'agricoltura e la risposta sociale. Contro questo modello che ho descritto prima c'è la gente mobilitata nelle strade, contro la crisi, contro l'Italia, contro le banche, contro il crollo dei prezzi, contro l'usura e così via. C'è gente che nelle strade in questi anni, a partire
dalla marcia dei trattori che noi facemmo dal centro della Sicilia qualche anno fa, venendo avanti l'esperienza dei pastori sardi e poi quelle dei forconi, nelle diverse edizioni e così via, un sacco di gente nelle strade a dire basta, non ne possiamo più, politica, devi cambiare, sei circondato, devi rispondere. Non è vero che sono circondati, non è vero che sono circondati, perché questi vanno avanti. Così come mai, come in questi anni, c'è stato un proliferare di iniziative dal basso, gente che occupa le terre, gente che organizza cooperative sociali, gente che tenta di fare OPI, gente che cerca di organizzare le principio corto, i mercati del biologico e così via, tantissime iniziative, iniziative molto spesso velleitarie, perché in un quadro di crollo di prezzi, in un quadro in cui i mercati sono aggrediti, in un quadro in cui la mozzarella di bufala, per capirci, è ormai sotto uno dei patrimoni dell'eccellenza meridionale e dell'agricoltura italiana, è sotto lo schiaffo della speculazione finanziaria e industriale, hai voglia che tu ti organizzi il ciclo corto, sempre fedenzie, sempre il prezzo del latte che ti scanna tu ti porterai a casa. Quindi, però mai, come in questi anni, c'è un tentativo di risposta sociale dal basso. Così come mai, come in questi anni, vi do solo un numero. 10 anni fa il 90% degli agricoltori italiani era iscritto o alla Coldiretti, o alla CIA, o alla Confagricoltura. Oggi sono meno del 45%. Tutti gli altri dove stanno? Frammentati, sparpagliati, disarticolati, in mano spesso a mescatori, in mano spesso a parolari, in mano spesso a studi improvvisati di commercialisti, di siglette che a tutto servono, magari ti possono ottenere la contabilità, ma non ad assolvere la tua funzione sindacale. A che serve un sindacato se non a aprire vertenze, trattative, a creare le condizioni per portare a casa i risultati e sostenere i miei sforzi per poter fare impresa, per poter vendere il prodotto, conquistare il diritto alla produzione del cibo. Mai tante iniziative in campo. Mai come in questi anni invece siamo esclusi dalla possibilità di decidere, mai come in questi anni ci viene imposta la crisi, mai come in questi anni noi siamo stati divisi, e la divisione non è la divisione delle sigle o delle siglette, è la divisione nelle teste, nel progetto, nell'idea. Non basta improvvisare ogni giorno una sigla nuova per dire che abbiamo cambiato. Non basta chiamarci non più X, chiamarci Y, per dire che quindi siamo usciti da questo grande ricatto che ci tiene separati, divisi e perdenti. Bisogna ricostruire il progetto in avanti. Noi siamo qui per dire che è a questo lavoro che siamo interessati e al molto agitarsi nelle campagne indichiamo l'obiettivo di dare efficacia alle nostre vertenze nelle strade, di costruire un forte sindacato di rappresentanza degli agricoltori e dei consumatori e di dare efficace sforzo ai nostri luoghi in cui costruiamo economia etica, economia dal basso, economia sociale. Con questo obiettivo noi siamo qua, siamo qui per poterci confrontare, siamo qui intorno all'idea di mettere a disposizione il nostro patrimonio di risorse, di esperienze, di lotte, di pratiche e di esperienza e di progetto del sindacato nuovo. Siamo qui per dire che dobbiamo assolutamente rimetterci insieme, ma non a qualsiasi costo, solo se al fondo di questa operazione c'è il merito. Noi dobbiamo vincere, diventare, saper interpretare i bisogni della maggioranza della società, della maggioranza di chi vive il lavoro della terra, no al minoritarismo, no all'autoreferenzialità, no all'idea che ognuno di noi è assolutamente indispensabile senza gli altri, sì invece ai percorsi che mettono al centro il progetto. Per noi il progetto si chiama sovranità alimentare, ovvero restituire agli agricoltori e ai cittadini il diritto di scegliere cosa, come e per chi produrre. Io chiudo dicendo, poi alla fine arriviamo anche alle proposte concrete, adesso facciamo una discussione. Perché lo facciamo qua in questo luogo? Qualche tempo fa, l'avevo accennato prima,
Qualche settimana fa, un paio di mesi fa, se non sbaglio, il Parlamento europeo, questa sede, è stato oggetto di un passaggio dove qualcuno è venuto, ha bruciato le bandiere dell'Europa con il portone chiuso. Ok? Noi pensiamo che sia la fotografia della sconfitta. Io mi voglio riprendere gli spazi di cui noi siamo espropriati dalla politica. L'Europa è il luogo dove si sceglie, dove si compiono il 75% delle scelte fondamentali che incidono sulla politica europea. L'Europa non è altra cosa dall'Italia e dalle nostre regioni. Le scelte europee sono fatte dai gruppi dirigenti nazionali e regionali che concorrono a determinare quelle scelte, o che vigliaccamente o utilitaristicamente scelgono di abdicare le scelte, di far fare all'Europa, ad altri, quelle scelte fondamentali che invece spettano a noi. Democrazia. Noi abbiamo il diritto di tornare a decidere la politica agricola europea, quella nazionale e quella regionale. Non è possibile che in Europa si continui con questi modelli di scelta di politica agricola, per cui si continui a parlare di una PAC, anche una nuova riforma, lo dico subito, per cui grandi paroloni, l'80% di quelle scelte vanno nella direzione di smantellare, colpire, appesantire la crisi, poi il 20, 25, massimo 30%, mettiamola così, delle opportunità vengono date agli stati nazionali per aggiustare un po' la situazione. Nutrim, gruppi dirigenti in Italia, in particolare in Italia, più arretrati degli spagnoli, dei francesi, degli altri, tanto arretrati che lasciano fare all'Europa il lavoro sporco che ci colpisce con quel 70% delle decisioni, e non sanno nemmeno utilizzare quel 30% di opportunità che paradossalmente ci potrebbero venire se noi potessimo, sapessimo utilizzare quella roba. Basta. Dobbiamo riaprire una discussione, al centro del nostro sforzo ci deve essere questo orizzonte. Siamo qui anche tenendo conto del fatto, fra qualche mese si vota in Europa, fra qualche mese noi saremo chiamati a decidere del Parlamento europeo, del nuovo Parlamento, fra qualche mese ci sarà il semestre europeo italiano di presidenza dell'Unione Europea. Ma avete sentito un politico italiano, uno, che invece di parlare solo di quelle cose che sentiamo sempre in televisione, la riforma elettorale o altre cose del genere, ponga, ci dica una volta cosa ci aspetta. E noi invece oscilliamo fra un'idea dell'Europa di cui dobbiamo bruciare le bandiere, oppure di un'Europa di cui non ce ne frega niente. Invece no, la PAC, la politica agricola, ci riguarda, voglio decidere, e voglio decidere non perché voglio bruciare la mia bandiera, perché voglio riempirla dei nostri colori, del senso di uscire da questa crisi e di cambiare le scelte che faccio. Io chiudo e do la parola a Sonia Alfano, la chiamo in causa direttamente, Sonia del Chiarato, ringraziandola, perché Sonia, dovete sapere, noi siamo qua anche perché Sonia è europarlamentare, le regole di questo posto prevedono il fatto che ci sia un europarlamentare presente. Sonia si è resa disponibile, altri hanno fatto finta di non vedere il numero di telefono, vi devo dire la verità. Sonia non solo si è resa disponibile, ma è qui oggi. Noi l'abbiamo anche scelta perché, siccome Sonia è di un partito, te lo dico subito, Sonia, no? È di un partito che non sta al governo, che probabilmente non so neanche se presentate la lista alle prossime elezioni, quindi in qualche maniera, come dire, ci mette, ma lascia stare in quale partito, lascia stare, ve lo dirà lei stessa, però diciamo, non essendo in questo momento diretta, non essendo nemmeno in Parlamento, il suo partito in qualche modo, persino, io non voglio risposte sul terreno del governo da Sonia Alfano. Io la ringrazio per aprire con me un'interlocuzione, per farci capire a che punto stanno le cose dal suo punto di vista. Soprattutto la ringrazio perché Sonia nei giorni scorsi è stata molto male, è stata ricoverata, ha disdetto tutti gli appuntamenti, lo dico io perché sennò lei non lo dice, tutti gli appuntamenti politici, compresi quelli al Parlamento europeo che aveva in questi giorni. I suoi medici le avevano imposto un assoluto riposo e quindi di non sottoporsi a nessuno stress.
Nonostante questo, l'unico impegno che ha mantenuto è quello di oggi con noi. Io ringrazio la ringrazio, perché è un impegno davvero importante questa cosa. Vi prego, non stressiamola troppo, perché sennò poi dopo la mamma è pure sulla coscienza, quindi lasciamo stare. Perché non è colpa sua. Grazie, non è colpa sua.